Buongiorno, grazie a te per l'invito e anche per la bellissima presentazione. Sono quasi commosso adesso, non so come farò a rimanere concentrato. Allora, ecco le mie slide. Buongiorno, buongiorno a tutti. È veramente un piacere essere parte di questa iniziativa di divulgazione che sicuramente è una prassi che ci invidiano, come è già stato detto, e per una volta, ogni tanto, insomma, facciamo vedere che noi italiani riusciamo a essere capofila di qualcosa di costruttivo, di interessante. Allora, io vi parlerò appunto della direttiva europea copyright, quindi le cose che vi dirò dovrebbero in teoria valere per tutti i paesi membri dell'Unione Europea, ma le norme che vi farò vedere saranno già quelle della legge sul diritto d'autore italiana, quindi come il legislatore italiano ha recepito i principi imposti, diciamo, forniti e indicati dalla direttiva. Per chi non ha, come dire, dimestichezza con la materia, cioè le direttive danno delle norme che sono però ancora non direttamente applicabili. I legislatori hanno poi il compito di, appunto, fare la normativa di adattamento, si dice anche con una parola brutta, di recepimento della direttiva all'interno del corpus normativo nazionale. Invece i regolamenti sono, come ad esempio il famoso GDPR, che è un regolamento, quindi è direttamente applicabile in tutto il territorio dell'Unione Europea ed è una norma che è uguale per tutti i paesi. Invece noi vedremo che il legislatore italiano in alcuni casi ha fatto un banale, brutale copia e incolla degli articoli della direttiva. E succede il più delle volte questo, è successo anche con altre direttive precedenti. Buona parte delle innovazioni che noi abbiamo avuto nel diritto d'autore dagli anni 90 in poi sono figlie di direttive europee, ma perché proprio la materia è di competenza del diritto dell'Unione Europea, quindi difficilmente il nostro legislatore si può prendere delle grandi libertà e prendere grandi iniziative su questi temi. A volte però, ecco, cerca di declinare alcuni principi in un modo o nell'altro e lì vedremo che si creano quelle pieghe in cui nascono i problemi, perché poi, come farò notare, c'è una norma in particolare che, a mio avviso, ma a avviso anche di altri giuristi, non è stata recepita correttamente, e quindi si crea un pericoloso conflitto tra norme che sono poi gerarchicamente, no, disposte secondo una gerarchia. La direttiva, cioè le norme italiane, devono rispondere a quello e rispecchiare quello che il legislatore europeo ha detto. Quindi vedremo un attimo. Ad ogni modo, vado con la mia presentazione. E spero di essere fedele a quello che è stato detto, cioè il fatto di essere, come dire, comprensibile ad un audience più ampio e più eterogeneo possibile. Qua avete i miei riferimenti in rete, qualcuno prima ha detto twittate pure sui canali social, e se volete taggarmi avete qua tutti i modi per taggarmi, mi trovate su Facebook con la pagina pubblica, trovate anche il profilo privato, ma è meglio che usate la pagina pubblica, e Twitter, poi mi trovate anche su altri canali, ma insomma non è adesso il caso. Qua, ecco, due opere che già prima Elena ha citato così velocemente, ve le faccio giusto vedere, e sono le due in cui abbiamo collaborato proprio io e Elena, nel senso che il primo Far Open Access del 2017, io sono il curatore, ho scritto il capitolo, diciamo, giuridico sul tema del diritto d'autore delle licenze, e poi c'è Elena che ha, come dire, ha trattato i suoi temi, ben due capitoli di Elena, e poi ci sono altri autori, Nicola Cavalli, che porta il punto di vista degli editori che fanno open access, e Valeria Scotti e Ivana Truculo, che portano il punto di vista delle biblioteche scientifiche, e poi delle biblioteche diciamo, degli istituti di ricerca. E poi bat la battaglia per l'open, di cui io sono traduttore della versione, diciamo, ho realizzato la versione italiana di questo libro di Martin Weller. Elena ha fatto una sorta di postfazione di aggiornamento con le ultime frontiere per la didattica open e l'open science. Detto questo, arriviamo un po'.